Ciao a tutti, allora oggi video tag, come avrete letto dal titolo appunto è il Spring Book Tag, tag di primavera anche se fuori non sembra primavera affatto, io invece sì, lo sento che è primavera perché ho sempre tutti i miei vari disturbi quando arriva la primavera e quindi che è primavera io lo sento, fuori non si direbbe perché appunto è una giornata proprio grigia, brutta, però vabbè, con Nick, in collaborazione con Nick avevamo pensato a questo tag da far uscire appunto il primo giorno di primavera e quindi niente, volevamo proporvelo proprio oggi. Allora, sono 5 fiori a cui abbiamo abbinato un libro. 5 li ho scelti io, 5 li ha scelti Nick e ad ogni fiore appunto corrisponde un punto a cui dovevamo tra virgolette rispondere. Allora, il primo è Primula, un libro che primo tra tutti spicca dalla tua libreria per ciò che ti ha lasciato e per quanto mi riguarda ne avevo più di uno, avrei avuto anche Sashenka ma scusate, ho capito che ormai mi viene fuori anche da non so dove sto Sashenka e quindi ho scelto Avevano spento anche la luna, proprio perché comunque è un libro molto forte che parla di una tematica molto importante e che mi ha lasciato davvero tanto nel momento in cui l'ho letto e anche a posteriori dopo, quindi sicuramente lui. Poi, Tulipano, un libro con un fiore in copertina o con una copertina che ricordi la primavera. Non potevo non scegliere il linguaggio segreto dei fiori, perché ha il fiore in copertina, è più primaverile di così, appunto parla proprio dei fiori. Tra l'altro, nella mia copertina in specifico mi sembra ci sia il bougainville, perché sapete che in questo libro ogni libro aveva un fiore diverso, che era la gerbera, la rosa, mi sembra anche la margherita e vabbè, io avevo preso questo col bougainville e quindi assolutamente questo. Lavanda, un libro il cui titolo sia formato da 7 lettere. La lavanda è comunque tra i miei fiori preferiti in assoluto in primavera e per un libro formato da 7 lettere io ho trovato solo Il patto di Jodi Picoult, che tra l'altro mi era stato regalato da Jujul, che ringrazio un sacco ancora, e è di un'autrice che a me piace molto. Jodi Picoult a me piace davvero tanto. Forse voi la conoscete come autrice di La custode di mia sorella, però ne ha scritti anche molti molti altri. E quindi Il patto, che è un, se non ho capito male, è un thriller, ancora non l'ho letto, quindi dovrebbe essere un thriller. Gardenia, un libro che parli di puri sentimenti come quelli tra genitori e figli. Allora, io ho scelto La vita accanto, di Maria Pia Veladiano, che era un libricino piccolo ma che mi aveva colpito tantissimo e mi era piaciuto molto proprio per il modo in cui veniva descritto questo rapporto tra madre e figlia, no? Quindi questo è assolutamente, se non l'avete letto, leggetelo perché è un libro che davvero lascia molto e fa riflettere molto. Un libro viola, un libro che ti ha dato tanto da pensare o che ha aperto grandi interrogativi. E io ho optato per Il libro che mi ha dato tanto da pensare ed è Nessuno sa di noi di Simona Sparaco. Anche questa è una tematica piuttosto importante che a volte noi diamo un po' per scontata, no? Cioè, o meglio, la riflessione che se ne può scaturire o la risposta che possiamo dare ad alcune domande presenti qui dentro sembrano scontate, in realtà non lo sono, non è sempre tutto così scontato e quindi a me ha aperto grandi interrogativi questo libro. Poi passiamo alle domande di Nick, ai fiori di Nick. Rosa, una copertina così bella da tatuartela.
E nonostante il libro, io ve l'abbia già detto in più video, sia un libro brutto che a me non piace, ha però questo particolare della copertina che mi piace molto, ed è l'ombra di questo bambino seduto su un albero che legge. E, ecco, guardandolo così, ok, questo è un particolare della copertina che è una copertina che davvero mi piace tantissimo. Ortensia, un libro con protagonista un nonno o una nonna, e qui non potevo non scegliere Va dove ti porta il cuore, perché appunto i protagonisti di questo libro sono nonna e nipote, e è un libro a cui sono molto affezionata per molti motivi, e già forse ve ne avevo anche parlato in altri video, e se ancora non l'avete letto, di Susanna Tamaro, leggetelo, perché vale davvero la pena, è davvero un libro che va letto. Camelia, un libro elegante. Ho scelto un libro di cui ancora non vi ho parlato perché l'ho finito proprio da pochissimo, ed è La libreria di zia Charlotte. Elegante perché intanto ha una copertina che secondo me è molto elegante, è edito da Neri Pozzi, io dico sempre Neri Pozzi, non sbaglia mai. Ha una copertina che mi piace molto elegante, e anche il modo in cui è scritto il libro ha una scrittura senza dubbio elegante, quindi questo in assoluto questo. Margherita, un romanzo semplice ma bellissimo, ed è un libro di cui già vi ho parlato altre volte, L'isola dell'amore proibito, probabilmente tra i libri, se non il libro mio preferito dell'anno scorso, perché è una storia semplice, ma nella sua semplicità secondo me è bellissima, racconta di un amore bellissimo, quindi assolutamente questo. Tra l'altro andiamo verso l'estate e si addice molto come lettura estiva, quindi se vi va affrontatela. Ultimo fiore è I fiori di pesco, un libro quasi estivo, e io ho pensato a La carezza leggera delle primule, sia per il titolo sia per la copertina, perché effettivamente secondo me questo è un libro quasi estivo, no? Perché ha, come i fiori di pesco, insomma, sbocciano quando ci si avvicina all'estate, e questo è un libro che non è del tutto estivo, secondo me, è proprio quel momento subito prima dell'estate, non so, mi ricorda quel momento lì, e quindi vi propongo questo. Allora, chi taggo per questo tag? Abbiamo cercato io e Nick di non taggare le stesse persone, e io taggo Ange di Angela Cannucciari, Sam del canale Fuori dal Tubo, Samantha, Mel di Melania Costantino, Seba di Arancini Letterari, che però adesso, cavolo, ogni volta il tuo canale mi sfugge, Seba. Comunque Sebastiano, penso che ormai lo conosciate tutti, e Sabrina di Le cronache dei Nephilim. Ok, direi che per questo è tutto, quindi buon tag anche a voi se vi andrà di riproporlo, e ci vediamo presto con un altro video. Ciao!